In Deuteronomio 5:3 Mosè, che sta parlando al popolo, dice: non con i nostri padri Yahweh strinse questa alleanza, ma con noi oggi che siamo qui. Cioè Yahweh non ha stretto questa alleanza con i nostri padri, ma con noi. Allora la Bibbia ci dice che lui si occupa di questi qui. Chi di voi ha letto alcuni dei libri storici dell'Antico Testamento, cioè nessuno? Quindi salvo, salvo qualche eccezione. Quindi se che mi stretto con i loro padri significa che quello che si è presentato ad Abramo non era Yahweh. Non era Yahweh. Infatti per questo dicevo prima, non ne sarei proprio sicuro. Allora, chi ha letto appunto, sa che ha dei nomi ricorrenti, diciamo, dei nemici cosiddetti di Israele. E i nemici si chiamano Moabiti, cioè quelli con cui hanno contratti. Si chiamano Ammoniti. Si chiamano Amalechiti. Si chiamano Edomiti. Si chiamano Madianiti. Bene. Poi ci sono anche gli Amorrei, i Cananei in genere, eccetera. Bene. Allora, questi qui sono i nemici di Israele. Israele è il secondo nome di Giacobbe, quindi tutti i suoi discendenti sono gli Israeliti. Bene. Allora, questi combattevano contro questi altri qui. Dispute territoriali, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sapete chi erano i Moabiti? Discendenti di Lot, nipotino di Abramo. Sapete chi erano gli Ammoniti? Discendenti di Lot, nipotino di Abramo. Sapete chi erano gli Amalechiti? Discendenti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Gli Edomiti erano discendenti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. I Madianiti erano discendenti diretti di Abramo attraverso la femminuccia Chetura. Si occupavano di beghe familiari. Beautiful. Dallas Dynasty. Si occupavano di beghe familiari. Altro che Dio che si sceglie un popolo. No, gli hanno dato un pezzo di una famiglia, perché altri pezzi della stessa famiglia sono andati ad altri. E la Bibbia ci dice pure i nomi degli altri, Giudici 11:24. Giudici, tra l'altro, appunto, prima diceva l'amico, no, che nel Salmo 82, quando appunto, siccome non possono negare che è plurale, lo traducono con giudici. Solo che giudici nella Bibbia ha un suo termine, che è Shoftim. E tutte le volte che si parla dei giudici non vengono chiamati Elohim, vengono chiamati Shoftim. Quindi proprio c'è un termine. Tant'è che il libro dei giudici è Shoftim, non Elohim. Per dire, che qui, vabbè, si arrampicano sugli specchi, va bene così. Allora, in quel momento, comandante in capo delle forze di Israele si chiama Jefte. E sta combattendo e discutendo contro gli Ammoniti. Va bene? E sta discutendo col re degli Ammoniti. E sentite che cosa gli dice il comandante in capo delle forze di Israele. Le terre di cui il tuo Elohim Kamosh ti ha fatto entrare in possesso, tu te le tieni, così anche noi ci teniamo quanto Yahweh, l'Elohim nostro, ci ha fatto possedere. Si può essere più chiari di così? No, non si può essere più chiari di così. Il comandante in capo di questi dice a questo qui: il tuo Elohim, che si chiama Kamosh o Chemosh, il tuo ti ha dato delle terre e tu te le tieni, il nostro ci ha dato delle terre e noi ce le teniamo. Uguali. Non è che gli dice: noi siamo con Dio e quindi il nostro Dio ha dei diritti che il tuo non ha. O addirittura il tuo è un idolo di pietra e quindi non poteva darti. No, 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 no.
diritti pienamente riconosciuti. Lui vi ha dato delle terre, voi ve le tenete, lui a noi ha dato delle terre e noi ce le teniamo. Punto. C'era già la mafia. Questa è la settima fetta. Cioè, quelle che stiamo leggendo adesso sono tutti esempi di settima fetta, chiarissimi nelle Bibbie che avete in casa, quindi non c'è il traduttore che si sta inventando le cose, queste qui sono Bibbie che non sono contestate. Ma però io vorrei delle spiegazioni sulla settima fetta. Ma perché tanto che non mi daranno mai. Con i giudici e poi cadere in questa... Bisogna chiederlo a loro. Cioè, sciocco, no? Ci sarà molto sciocco. Di più che è palese, cioè, lì ci inventiamo i giudici che non sono qui. Mica le contestano queste Bibbie qui, però è evidente questa roba qui, evidentissima. Ma tra l'altro ci sono altre considerazioni da fare, no? Prima abbiamo detto, ve lo ricordate, Elion Elohim Yahweh, no? Secondo la teologia, che ovviamente deve farci credere che Elion, Elohim e Yahweh voglia significare sempre Dio, perché ce lo deve far credere, perché se deve sostenere il monoteismo non può fare diversamente. Allora ci fa credere che, attenzione, Elion, lo riscriviamo così almeno ce l'abbiamo, Elion, Elohim, Yahweh. Arrivano gli Elohim. Cioè, succede molto, sì. Allora, Elion divide le terre. Ci dice la teologia che Dio fa la divisione dei popoli e Dio se ne sceglie uno, no? Perché è sempre lui. Allora, tra l'altro, lì c'è scritto che Elion ha fatto la divisione delle terre contando il numero dei figli di Israele. Nei testi più antichi, con Bram, non c'è scritto così, c'è scritto che ha fatto la divisione delle terre contando il numero dei figli degli Elohim. Quindi vuol dire che Elion ha contato i suoi e ha fatto le assegnazioni. Se fosse vero ciò che dice la teologia, che è sempre Dio, dobbiamo dire che Dio, dopo aver contato se stesso, cioè non è una battuta, se è sempre Dio, Dio ha contato se stesso, e poi cosa ha fatto? A se stesso ha dato questo pezzettino qui, dicendo: di tutti questi non mi frega assolutamente nulla. Quindi come la metti la menti? Come la metti la menti? Arrivo subito, finisco solo sto ragionamento. Di questi non mi frega assolutamente nulla. Tant'è che quando si dice che Yahweh o chi per esso, insomma, va a chiamare Abramo e gli dice: tu Abramo vieni con me, io immagino che se fosse stato Dio, il resto della sua famiglia avrebbe detto: scusa Dio, e verremmo anche noi. No, tu no. Perché? Perché no? Cioè, lui si piglia questi qui e di questi dice: di voi proprio non mi interessa nulla. Non mi interessa nulla. Allora faccio le battute senza timore di essere blasfemo, perché non è Dio, cioè questa è una delle poche certezze che ho sulla Bibbia, no? Ecco. Allora, quindi parliamo di uno piccolissimo, al quale è stato dato un pezzo piccolissimo. Quindi, infatti, c'è qualcuno che mi dice: ma guarda che prima o poi gli Elohim si arrabbiano con te, dico: vabbè, tanto ormai nemico più, nemico meno, pazienza. Poi non è mica vero, si devono arrabbiare con me, io racconto ciò che è scritto nella Bibbia, mica invento. Allora, cosa succede? Che allora diciamo che Yahweh, Dio, al mattino decide delle cose, poi lui decide di prendersi questo pezzo qui e possiamo dire: vabbè, mistero della volontà divina, ok, non si macchiamo. Il problema è che quando lui decide che gli interessano anche altri territori, non solo si dimentica che negli altri territori ci stanno quelli che ha messo sempre lui, ma si dimentica addirittura di essere Dio. Perché non è che se li autoassegna, ma li va a massacrare per prendergli i territori. La Bibbia è un libro di guerra. È solo un libro di guerra che ci racconta come questo qui, con i suoi, va a combattere contro altri per portargli via le terre. Ma non poteva autoassegnarsele, visto che è Dio? Allora, arrivo, eh? Allora,
diciamo che questa roba qui sarebbe o no da psicanalisi? Ma c'è un'altra roba che sarebbe da psicanalisi, che se lui è Dio e quindi questi qui sono in contatto col vero Dio, perché questi qui lo tradivano spessissimo per mettersi al servizio di questi qui che erano degli idoli di pietra? Ma io mi chiedo, non dico quanti anni, ma neanche quanti mesi o quanti giorni, se uno ha guardato Dio negli occhi, come hanno fatto questi qui per secoli, ma quanto tempo ci vuole per capire la differenza tra Dio e una statua di pietra? Un minuto? Un minuto? Non c'è un minuto. Ecco, quel che è, contava. Allora voglio dire, com'è che non si accorgevano e lasciavano, abbandonavano il vero Dio per andare da degli idoli di pietra? Ragionamento inverso. Questi qui che erano cuginetti, nipotini, zii di questi qui, ma possibile che in secoli e secoli non si siano mai accorti che loro parlavano con delle montagnette di pietra e questi qui parlavano col Dio vero? Cioè, il Medio Oriente doveva essere invaso da psicanalisti, perché erano tutti fuori di testa se fosse vera la teologia. Siccome la teologia è un'invenzione e la Bibbia ci racconta una storia concreta, tutto questo è chiarissimo. Yahweh era uno di questi qui, così come Chemosh era uno di questi qui, e l'altro che governava si chiamava Milcom. Milcom, che era un altro a cui era stato affidato un altro pezzo di questa famiglia. Cioè, quindi mi immagino Elion che dice: allora dunque, quella famiglia lì cosa facciamo? La dividiamo così. Tu Yahweh ti prendi questi, tu Chemosh ti prendi questi, tu Milcom ti prendi quelli. Occupatevene voi. Ma questi sono gli unici tre Elohim citati? O no, ce ne sono altri che alle volte non si capisce però se sono definizioni di questi o se sono altri. Per esempio, tra questi qui c'era uno che si chiama Baal Peor. Dunque, so che ci sono due domande in sospeso, ci arrivo. Baal Peor. Peor è un termine che lui voleva le pratiche sessuali. Tant'è che Peor, cioè la radice Peor, significa esporre, cioè esporre gli organi sessuali. Allora, difatti in un caso, questi qui hanno cominciato, come dice la Bibbia, a frescare con le femminucce di questi qui, che gli facevano fare dei piacevolissimi riti sessuali. Allora, mentre di Yahweh la Bibbia dice che era un Ish Milchama, cioè un uomo di guerra, Baal Peor preferiva altre cose, quindi fate l'amore, non fate la guerra. E quindi in realtà, insomma, questi qui ogni tanto mollavano per passare da quelli là e lui regolarmente li uccideva, perché non andava molto. In un'occasione ne ha uccisi 24.000. C'era la domanda laggiù in sospeso. Un rinfresco sul passo di giudici, qual era? 11.24. Prego. No, c'era prima forse. Non era di Adamo e di Eva. Per me di definire lo pseudo albero genealogico, quello che ho disegnato, potrebbe essere la spiegazione del perché quello che viene raccontato e scritto nella Bibbia si svolge comunque sempre, quasi sempre, in uno specifico territorio. Sì, perché la Bibbia sì. È il racconto del rapporto tra questi qui e quello lì. Alla Bibbia interessa raccontarci questo, nient'altro. Perché la Bibbia è il libro scritto da questo popolo, che parla di se stesso e del suo Elohim, che da un certo punto in avanti ha cercato di trasformare. Comunque al tempo, qualche diciamo otto secoli prima di Cristo eccetera, comunque si sapeva già dell'Asia, dell'Europa eccetera, però tutto succede comunque sempre nel suo tempo. Non è che tutto succede, la Bibbia ci racconta di questo. Cioè, se noi per esempio prendiamo l'Iliade e l'Odissea, ci raccontano sempre di questi qui,